Come avere una casa sempre profumata. Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono davvero felice perché si parla di casa, il mio argomento preferito. E vedo anche il vostro perché sul canale quando parlo di casa i video, le visualizzazioni schizzano. Davvero sono felicissima. E quindi oggi si parla di casa profumata. L'olfatto è molto importante, è uno dei sensi più particolari, è un senso collegato direttamente al sistema nervoso e quindi quando noi entriamo in un ambiente veniamo come avvolti dall'odore di qualcosa e quindi può essere molto positivo oppure negativo. Mi ricordo quando ero piccola che quando entravo nelle case di qualcuno, quando i miei genitori andavano a trovare qualcuno, ecco, spesso venivo avvolta da questi odori che non mi piacevano e quindi non vedevo l'ora di tornare a casa e sentire l'odore di casa mia. Quindi l'odore di una casa, il profumo è importantissimo. Può infatti influire anche sull'umore degli inquilini. Fatemi sapere se siete d'accordo con me. Ma dunque, ora partiamo, vi darò diversi consigli, ma prima, come sempre, fatemi sapere se questo argomento vi interessa con un bel pollice in su. E per tutte le nuove arrivate vi ringrazio, vi consiglio di iscrivervi al canale, è gratis, e così non perderete i video futuri. Il primo consiglio è banale, ma ci tengo a ricordarlo. Quindi arieggia tutti i giorni, possibilmente al mattino, perché l'aria è fresca e più pulita, pensiamo banalmente allo smog. E quindi riusciamo anche a livello di germi a depurare la casa più facilmente. La qualità dell'aria e la luce sono due elementi fondamentali per chi abita in una casa. Un'aria viziata e la scarsa luce possono incidere tantissimo sull'umore delle persone. Il secondo consiglio è considera l'importanza del profumo di bucato. Quindi quando voi stendete i panni, ad esempio nella vostra terrazza, nel vostro giardino, fatelo vicino ad una finestra aperta, così il profumo di lenzuola appena stese entrerà in casa. Personalmente è il mio profumo preferito perché mi rimanda ai tempi dell'infanzia e ho sempre una sensazione di sicurezza. Quando sento il profumo di bucato, ovviamente non per forza dobbiamo stendere tutte le volte le lenzuola, ci sono diversi profumatori per ambienti al profumo talcato di Marsiglia, quindi bisogna un po' cercarli, ma sul mercato ci sono. Ecco, un mio consiglio è andare a cercare tutti quegli elementi naturali che possano dare valore alla vostra casa. Quindi, parlando di olfatto, banalmente delle foglioline appena colte di menta, messe dentro un bicchiere o un recipiente carino nella nostra cucina, daranno subito un aroma di freschezza. Credo che sia davvero bellissimo. Io questa idea l'ho rubata da un bar che frequento, bar pasticceria molto famoso qui a Firenze, e loro d'estate, probabilmente perché devono fare i cocktail e hanno sempre a portata di mano la menta, hanno sempre questo bicchierino con tutta la menta bellissima che esce e c'è sempre questo profumo meraviglioso e quindi ho detto vi copierò e durante l'estate io tendo in cucina ad avere la menta, ma non solo, anche i fiori di lavanda secchi messi nei cassetti oppure le scaglie di sapone di Marsiglia messe nei cassetti per profumare la biancheria. Un quarto consiglio molto importante: lavare spesso i bagni, perché l'odore di urina, è un odore veramente sgradevole e persistente, soprattutto se in casa siamo in tanti. Ecco, questa è una raccomandazione che sicuramente saprete già, però mi piace sottolinearla e ricordarla. Il bagno così come la cucina, quindi queste due stanze sono, particolarmente rognose perché vanno lavate spesso.
quinto consiglio suggerisco di fare caso ai tessili che avete in casa. Quindi, quando è stata l'ultima volta che ho lavato i tappeti, che ho mandato a lavare le tende, che ho lavato i copricuscini, ecco, tutti questi elementi, questi tessuti, se non curati, tendono poi a puzzare banalmente. E quindi fate caso anche a quelli. E dulcis in fundo, ragazze, come potevo io non inserire il mio consiglio preferito? Quindi, facendo la giusta attenzione, usa le candele profumate. Adesso sul mercato possiamo trovare candele bellissime, vegan, quindi fatte con tutti elementi naturali che non sono per niente tossiche e vanno a dare valore ai nostri ambienti. Immaginate una bella candela posizionata in salotto, magari dopo una giornata stressante ci riposiamo sul nostro divano con un buon libro, una candela accesa, un po' di musica nel sottofondo. Ecco, è l'ideale per dare subito immediatamente una sensazione di relax. Così come all'ingresso, quindi un buon profumo all'ingresso, non per forza bisogna avere la candela, c'è chi preferisce, ad esempio per praticità, avere i diffusori, che anch'essi sono molto gettonati. Qui a Firenze c'è un grande produttore di diffusori e di candele. Ultimamente mi sono ripromessa di andare in negozio, ma non ho mai tempo, quindi sul mercato c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Bene ragazze, spero che questi consigli vi siano stati utili. Se ho dimenticato qualcosa, probabile, perché non sono onnisciente, ogni tanto mi sfugge qualcosa, ci siete voi come sempre, quindi scrivetemi qua sotto qual è il vostro trucco per tenere sempre la casa profumata o se avete qualche candela da consigliarmi, ovviamente. A questo punto io vi rimando al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!